Francesco De Girolamo, perché con Massimo... Allora, toglile, falla voce alta, sennò okay. Si sente... Sì, perché con Massimo non avevamo, abbiamo finito di scrivere queste poesie, avevamo anche rivista una buona parte di queste poesie, riviste e corrette, insomma, certo ci sarebbe stato ancora da lavorare, però purtroppo non abbiamo fatto in tempo. E quindi poi è stato Francesco De Girolamo a trovare questo titolo che a mio avviso è bellissimo e dice è proprio appropriato. Quindi leggo Carne dolente da Incompiuta Giacenza. Malato ammasso di carne dolente, magari confinato in un letto, visto con sentimenti vari dagli altri. Solo i medici sconcertati giudicano gli strambi meccanismi del malanno. Sei tu però che ogni giorno, ogni ora, ogni minuto rappattumi i pezzi come nuovo lego e ti guardi allo specchio, pugile pesto e gonfio, battuto ma non sconfitto, che con una mossa priva di grazia velocemente si mette in guardia davanti allo specchio per dire ancora sono io. Sì, volevo dire anzitutto che io non sono assolutamente un amico di poesia di Massimo, in quanto... Non è una cosa riduttiva, perché in realtà proprio per una questione cronologica, nel senso che io l'ho conosciuto a 14 anni sui banchi dell'Augusto. E quindi diciamo ancora, eravamo uniti dalla passione per la lettura della poesia, ma in quel periodo... più ancora per la passione per il cinema. E l'ho conosciuto, ecco, io faccio fatica, adesso che Massimo non c'è più, a identificare Massimo con la sua malattia, perché io ho conosciuto un Massimo esuberante, ho conosciuto un Massimo sportivo, ho conosciuto un Massimo appassionato di calcio, tifoso della Juventus, ho conosciuto un Massimo che giocava a calcio, ho conosciuto... Eravamo un terzetto, io, lui e una persona di cui purtroppo ho perso le tracce, era il mio compagno di banco, si chiamava Emidio Delisia, un nome così particolare che non dovrebbe essere difficile rintracciarlo, ma non sono riuscito a rintracciarlo, Emidio. Eravamo un terzetto di inseparabili, noi due 14 anni, Massimo 15 perché avevo un anno di più, e assolutamente... fuori dagli schemi. Io mi ricordo che alcune volte noi facevamo l'Augusto, il classico è una scuola impegnativa, e spesse volte nessuno di noi tre andava particolarmente bene, e a volte ci si chiedeva hai fatto la versione di Greco? No, era un po' difficile, ho preferito leggere un capitolo sulla strada di Kerouac. E dice all'altro, hai studiato il capitolo di storia? No, ho comprato un libro, una nuova traduzione di Rimbaud, ho letto Rimbaud. La poesia già c'era, ma era una trasgressione quasi addirittura. Lui prendeva i libri di scuola e in mezzo ci metteva i libri che voleva leggere. Sì, quando uno si affaccia alla scuola ce ne sta studiando. Scrivo poesie e son contento di avere un pubblico limitato. Non 300 milioni, non 300.000, ma solo 30 persone, e con loro dividere il calore di ciò che scrivo, vedere i loro sorrisi felici. Sì, forse non voglio mettermi alla prova, ma non mi interessa assolutamente. Non vendo carciofi, ma divido parole con i miei amici. Era poi quello che in fondo mi interessava. Ecco, su Incompiuta Giacenza io vorrei dire qualcosa. Appunto, per onestà bisogna dire che è un libro forse inevitabilmente, per i motivi che sappiamo, non altrettanto compiuto e non altrettanto selettivo dei precedenti, come spesso avviene per i libri postumi.